Uè ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sono Kino e oggi vi voglio parlare del potere del drago. Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati su Kino TV. Oggi sono stracurioso di provare il potere del drago. Non so se anche voi avete la mia stessa curiosità. Come vedete, anche quest'arma, siccome non era un granché all'epoca, quando l'ho vinta l'anno scorso, no, non era un granché. Sono una merda, più o meno. Però ora col sistema che appunto possiamo potenziare tutte le perk oro, possiamo fare quello che vogliamo all'arma, mettergli le perk che vogliamo. L'anno scorso tutto questo non c'era, ve lo dico raga, quindi tu vincevi un'arma, così era, appunto. C'aveva la perk grigia, danni ai bersagli rallentati? Ok, quella perk te la dovevi tenere. E ok, ci stava perché c'erano molte armi più varie, come ho fatto un discorso nelle armi Legacy. Però così abbiamo tutti più o meno l'arma, possiamo tutti potenziarla in modo che sia efficace contro qualcosa. A parer mio, la Epic ci ha pensato a lungo su sta cosa e ha voluto aggiungere questa funzione appunto per dare una funzionalità in più a tutte le armi. Ovvero ci sono armi che sono veramente inutili, cioè tipo il potere del drago, se voi lo provate con le perk grigie, ditemi chi mai userebbe un'arma del genere. Vi sfido nei commenti. Io comunque questa me la riciclo perché è l'ultima perk che non mi piace. La riciclo, sì, ragazzi. Andremo a provare quella che in caso di uccisione genera un fuoco d'artificio presso la posizione del nemico. È una delle perk particolari, quindi direi di provare questa. Come vedete ne ho due, quindi vi faccio questo discorso. La prima ha danni critici e livello critico, quindi in teoria dovrei cambiargli solamente l'ultima perk, quella di durevolezza, no? Mentre in questo dovrei cambiargli sempre le stesse identiche perk, quindi andrei a spendere più o meno uguale. Allora, do un'occhiata prima alle perk che mi farebbe cambiare. Per esempio, qua io ci aggiungerei una velocità di ricarica sul potere del drago, però non so. Magari poi può essere che la velocità di ricarica la cambierò con la dimensione del caricatore. E qua, in caso di uccisione, genera un fuoco d'artificio, quindi non abbiamo il tormento. Io ci metterei direttamente danni ai bersagli colpiti. Sì, mi sa che ci lascio questa, perché comunque è un'arma a base di fuoco, no? Quindi in teoria c'ha il tormento integrato. Vedete se leggete la descrizione, fucile pesante speciale, spara un gruppo di esplosivi che infliggono danni da fuoco. I danni da fuoco sono efficaci contro nemici dell'elemento natura, ma deboli contro dell'elemento acqua. E io spero che abbia la stessa funzionalità del fucile del drago, nel senso che anche se non c'è la perk di tormento, il tormento, queste armi in teoria ce lo dovrebbero avere integrato. Detto questo, la portiamo al 130 e poi li potenziamo le perk. Eccolo qui, raga, il nostro potere del drago me lo crafto. Non so voi, ma io sono stracurioso di provarlo full percoro, eh. Lo snobbano di solito tutti. Ho messo la skin di Pasqua perché è un incursore, quindi mi potenzia i pompa. E allo stesso tempo, dai, siamo un po' in tema Pasqua, ci stiamo avvicinando. Attenzione! Attenzione al potere del drago. Allo schioppo, stavo dicendo. Oh, però non è mica male, eh. Questo è d'acqua. Sono tutti e due d'acqua. Difficile uccidere quelli d'acqua. Il fuoco d'artificio. Ecco, infatti quello non dà acqua muore subito. Beh, cerchiamo qualche altro zombie un po' più carino. Più amichevole per morire. Guardate là, raga, per esempio. C'è un bel mucchio di natura e sarebbero perfetti. Forse spreca un botto di colpi quest'arma, eh? Bisogna farci caso perché ho visto che ricarica sempre ogni colpo che lancio. O addirittura gli mettiamo il caricatore aumentato, le spara tutte insieme. Però mi piace la ricarica veloce, sinceramente.
Oh, mica male però, eh. Vi dirò la verità, raga. L'anno scorso pensavo che era una totale... Ok? Non diciamo la parola perché su YouTube non si possono dire, però avete capito tutti. Mentre così full percorso, non mi dispiace neanche tanto, ti dirò la verità. Sono curioso di provarla con gli accampamenti, almeno... Eccoli qua. Un bel accampamento che è da metallo. Funziona un po' random, perché i colpi non è che fanno quello che voglio io, a dire il vero. Mostro della nebbia, adesso lo andiamo a ammazzare, sennò questo mi ammazza a me. Mazza, però l'ho quasi shottato, con un colpo. L'accampamento è finito, ci abbiamo ancora un po' di gente che mi segue. Perfetto. Certo, è molto strana come arma, eh. Ok, è partito il fuoco d'artificio. E ha danneggiato pure gli zombie che stavano nascendo, quindi... Tutto sommato... Mamma che male. Dov'è l'ape? Però c'ha l'aimbot questo, Più che altro è difficile prendere la mira su un punto preciso. Cioè, se tu vuoi sparare allo zombie, precisamente, devi sparargli, cioè, devi prenderlo a random con queste miccette che spari. Perché vedete cosa spara? Proprio miccette. Ecco, quando ci pushano in quantità, cicciotti così, vediamo se può tornare utile. Però sono pochi, ne vorrei di più. No, tu d'acqua no. No. Quelli d'acqua rovinano sempre tutto, raga. È bella perché è alternativa rispetto alle altre armi, Però non è niente di speciale, raga. Cioè, investite le risorse prima in altre armi. E poi un domani magari. Non dico di... però non l'ho ancora provata con il grido di guerra, Adesso ci facciamo un pensierino magari. Dobbiamo vedere se causa anche un po' di tormento comunque, raga. No, il tormento non lo fa. Il tormento non lo fa. Sono riuscito a prendere pure lui. Questo è rimasto con uno di vita. Vedete perché a volte è utile il tormento? Perché questo è così... Non avrei dovuto sprecare un altro colpo. Perché come vedete sono partito con 500 colpi. Li ho già quasi finiti. Quindi diciamo che ce ne creiamo un po'. Eccolo lì, voglio. Mi aspetta dietro l'alberello. Me lo pusho diretto. Usiamo pure il grido di guerra. Ammazza, mi ha già caricato. È stato velocissimo svegliarmi e caricarmi, Beh, ci vogliono un po' di colpi, raga. Però quest'arma, ve l'ho detto, non era niente di speciale. Io ero curioso, più che altro. Cosa ve ne pare a voi, guardando il video? Fatemelo sapere nei commenti, perché voglio assolutamente saperlo. Cioè, se entravo coi compagni, sicuramente avrei fatto più male agli zombie. Oh, questo è volato giù. Però a me piace farvi vedere le armi giocando da solo, facendovi vedere veramente l'arma.
Perché insomma non sempre ci capita di avere compagni tutti al 130 che ci bustano le statistiche, no? Quindi i miei video sono basati un po' così. Ehi, Smasher? Cucciolino, dove sei? Lo sento ma non lo vedo. Vieni che ti do il biscottino. Vieni che ti do il biscottino. Però, Bravo. Ha caricato. Ok, ottimo. Mi ha pure preso. Uno, due, tre, quattro, cinque. Oddio, non gli fa niente. È davvero davvero strana come arma, raga. Davvero davvero strana. Perché ci sono volte, boh, che gli entrano tutte le miccette. E volte che proprio non ne vuole sapere di far danno. Cioè, l'avete visto anche voi, eh? Non è un'arma piuttosto stabile. È più un'arma che spreca tanti colpi del pompa. Ne spreca veramente, veramente tanti. È più un'arma fatta per distruggere i tunnel nelle missioni. Cioè, se beccate un tunnel con dentro le bombole di propano, basta. Avete distrutto il tunnel con quest'arma. No, però da usare magari così ogni tanto negli accampamenti alternata a qualche abilità ci sta, dai. Potrebbe essere carina. Però io vi consiglio di non investirci le risorse. Raga, l'avete visto anche voi. Questo era il mio video di oggi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi ricordo di lasciare un like per supportarmi, il like non va a simboleggiare che vi piace l'arma, ma va a simboleggiare che apprezzate la mia tipologia di video, no? Grazie mille raga, ci vediamo domani sempre con un nuovissimo video. Bella bella!